Ma si concretizza in assemblea. Ieri si è concretizzata attraverso l'unanimità sul documento per il federalismo. C'è la riforma della regione, costruzione dei liberi consorzi. Perché non farle? Perché non farle insieme? Altra cosa importante, lasciamo perdere cosa c'era nella bozza di finanziaria che è arrivata in giunta. Quello che conta è quella che esce. Altra polemica sulle indennità ai quartieri, ai consiglieri di quartiere. Io credo che la regione debba essere strutturata in regione agile, senza grandi poteri, personale, comuni con grandi poteri, e poi liberi consorzi dei comuni, che vuol dire che i comuni si aggregano liberamente in base alla omogeneità che un territorio possiede. Il Calatino con l'area etnea hanno poco da spartire, è bene che si distinguano riducendo i costi enormemente poi in prospettiva e dandosi la governance che ritengono più opportuno i signori deputati. Saranno eletti direttamente, indirettamente, eccetera. Certo, meno si spende, più si ha da investire nello sviluppo. Le grandi città hanno bisogno di un'articolazione più agile. C'era e non ha funzionato, anzi non è servita granché. Le circoscrizioni, quartiere, municipi. Così come non ha senso che 10 comuni da 3, 5, 7 mila abitanti abbiano ciascuno un segretario generale, non ha senso che una grande città da 700, 300, 200 mila abitanti abbia, come dire, una sola autorità comunale, un solo. E allora c'è bisogno che i municipi abbiano degli organismi di governance. Ce ne sono in campo attualmente, ad esempio a Messina, Catania, Palermo. E siccome ci sono e sono eletti dalla gente, devono avere poteri. Devono avere personale, devono avere risorse, e siccome i comuni questo non lo hanno fatto, la regione se ne deve fare carico, l'assemblea dovrà decidere. Naturalmente tutto sto taglio di indennità, o uno svolge un ruolo e quindi ha diritto all'indennità per svolgere quel ruolo, che non può essere 100.000 euro, ma quello che è giusto che sia, in proporzione al lavoro che si fa e al ruolo che si svolge. Quindi anche qua facciamo chiarezza ed evitiamo gli allarmismi, diamogli poteri, ma naturalmente con quel minimo di indennità che si accompagna al servizio che si rende.